In prospettiva storica, la fase pionieristica si estende dalla prima metà del secolo scorso a circa il 1970. Direi che la tappa più significativa della fase pionieristica è stata l'introduzione della circolazione extracorporea nella pratica clinica. Questo è avvenuto nel 1953. Prima di quella data venivano affrontate soltanto le cardiopatie che potevano essere corrette senza circolazione extracorporea, come per esempio il doto di Bottallo, la coartazione dell'aorta, la stenosi mitralica mediante commissurotomia a cuore chiuso, oppure la palliazione delle cardiopatie congenite cianotizzanti mediante shunt sistemico polmonare. Dopo il 1953, con la circolazione extracorporea, è stato possibile effettuare la chirurgia a cuore aperto, quindi in visione diretta aprire le camere cardiache e correggere i difetti del cuore. Quindi con 1953 è iniziata un'era in cui sono state corrette le cardiopatie congenite, le valvulopatie, le coronaropatie, i grandi aneurismi intratoracici dell'aorta, e anche è stato effettuato il trapianto cardiaco e addirittura è stato impiantato il primo cuore artificiale. È stata un'epoca, questa pionieristica, caratterizzata da grande entusiasmo, coraggio, ardimento, creatività, devo dire, molta fantasia. Ovviamente i risultati in questa fase pionieristica in termini di mortalità e morbidità sono stati piuttosto subottimali secondo i criteri che usiamo oggi. Ebbene, col consolidamento, nella fase del consolidamento, c'è stato un notevole miglioramento dei risultati. Direi che ci sono due cose fondamentali da ricordare. Primo, il perfezionamento della circolazione extracorporea. Sono cambiate le pompe, sono cambiati gli ossigenatori in modo da danneggiare il meno possibile gli elementi del sangue e i vari organi del corpo umano. Inoltre sono stati introdotti metodi di preservazione miocardica durante l'arresto cardiaco e durante l'apertura del cuore, in modo da poter preservare al meglio la struttura e la funzione cardiaca. Inoltre, nella fase del consolidamento è aumentata molto la conoscenza delle malattie, della storia naturale delle malattie. Si è capito bene quando si doveva intervenire, il momento esatto che poteva essere il più opportuno per l'intervento. Ed inoltre sono state effettuate anche analisi statistiche molto sofisticate per capire quali sono i fattori di incremento del rischio operatorio. Questo ha permesso di neutralizzare questi fattori, almeno di attenuarli notevolmente. Tutto questo ha permesso trasformare, diciamo, la cardiochirurgia in vera e propria scienza, e questo ha determinato un notevole miglioramento dei risultati in termini di mortalità e morbilità. La trasformazione è consistita soprattutto in mutamenti radicali per quanto riguarda il tipo di interventi che vengono eseguiti sul cuore. Sono diminuiti in modo drastico gli interventi convenzionali attraverso la sternotomia mediana e sono aumentati gli interventi eseguiti con tecniche mini-invasive usando anche tecnologia robotica.
cosa più importante, però, secondo me, è stata all'inizio di questo millennio l'introduzione delle tecnologie transcatetere che hanno permesso di correggere le patologie cardiache addirittura senza aprire il torace, senza usare la circolazione extracorporea, senza arrestare il cuore. Questo ha portato a un trauma per il paziente estremamente ridotto e ha permesso di affrontare situazioni gravi anche in pazienti molto compromessi e molto anziani. Si è notevolmente allargata l'opzione terapeutica per tutti i pazienti affetti da malattie cardiache. Ovviamente il problema che resta molto importante e molto attuale è quello di scegliere per il singolo paziente, a seconda delle sue condizioni cliniche e della sua patologia, di scegliere l'intervento più appropriato. E questo viene fatto attraverso una cooperazione di specialisti, e questo si chiama la Heart Team, in cui specialisti diversi con le loro competenze contribuiscono a dare al paziente la soluzione terapeutica migliore.